Buongiorno a tutti, ben trovati. Allora, dico due banalità, professoressa, dopo averla ascoltata. E poi cominciamo. La prima, collaboro per motivi di lavoro con uno studio legale che si occupa prevalentemente di quella che viene definita la cyber law, quello che lei diceva prima. Tempo fa io feci una domanda, dico, ma scusami a questo avvocato, ma immaginiamo un futuro dove l'intelligenza artificiale fa una diagnosi sbagliata, perché a quello arriveremo, ad una persona che ha un cuore, un fegato e dei polmoni. Chi risponde? E la risposta dell'avvocato è stata, beh, il medico. E io ho detto, scusa, il medico cosa? È chiaro che, insomma, mi veniva in mente ascoltando le sue parole. L'altro invece mi riguarda più da vicino, perché quando parliamo di antropomorfizzazione, io ho avuto modo di vedere un canale cinese, All News, che ha un anchor generato dall'intelligenza artificiale che è bellissimo. Ha sempre la camicia stirata, la giacca stirata, non si ammala, non ha bisogno di sindacati, può stare in onda per un tempo illimitato. E guardando questa roba qui, a proposito dei lavori, no, presunti che scompariranno, insomma, mi sono sentito come un pezzo di vasellame di una tomba etrusca di Tarquinia, insomma, ma siamo lì. Detto ciò, queste sono le prime due considerazioni banali che faccio. Io voglio salutare e ringraziare Ginevra Cerrina Feroni, autorità garante della privacy. Professoressa, grazie. Grazie di essere con noi. E poi il professor grazie. Benedetto Ponti, Università di Perugia, che ringrazio per l'ospitalità, così come ringrazio Alberto Bagnai. Grazie. Allora, entriamo un po', professoressa, comincio da lei. Facciamo una riflessione di contesto. Abbiamo scambiato qualche idea, insomma, prima di cominciare. Una riflessione sull'intelligenza artificiale, una primissima, facciamola peraltro prendendo spunto dalle parole della professoressa, in chiave costituzionale. Tutto ciò ha a che fare con i diritti, tutto ciò ha a che fare con il potere, come ci spiegava la professoressa, e tutto ciò ha a che fare con le libertà, la libertà. Vogliamo cominciare da qui con una prima riflessione? Ma innanzitutto volevo fare un ringraziamento ad Alberto Bagnai e a Benedetto Ponti per questo invito. Torno qua dopo qualche anno e ritrovo veramente un senso di comunità, parola non scontata e non banale dopo gli anni che abbiamo vissuto, dove si è lacerato tutto, si è distrutto tutto, proprio quelle comunità, penso al lavoro, penso all'università, penso alla scuola. Quindi trovare un senso di comunità è bello, perché sono stati anni che ci hanno messo a confronto non con diversità di vedute politiche o religiose, ma ci hanno messo a contatto con i nostri codici più profondi, con delle corde molto sensibili, perché hanno a che fare con la percezione, con l'idea della nostra libertà, di cos'è la dignità, che poi è il senso dell'esistenza dell'uomo. Ed è per questo che la lacerazione è stata profonda, e quindi c'è un prima e c'è un dopo. E quindi essere qua e ritrovare questo senso di comunità personalmente è molto bello. E da costituzionalista, e qui non sono in veste di autorità garante, ovviamente parlo a titolo di cultore del diritto costituzionale, credo che dovremo un giorno parlare di quello che è successo. Credo che ancora non sia... Credo che ancora non è il tempo, non è ancora possibile parlare laicamente di quello che è successo, perché la compressione dei diritti e delle libertà, cioè della dignità dell'essere umano, non è mai stata così forte in oltre 70 anni di storia repubblicana. Quindi io credo che dovremo un giorno parlarne, e abbiamo un dovere, questa comunità, le comunità che ancora riescono a parlare con coraggio, hanno un dovere di trasmettere la memoria di quello che è successo, affinché ciò non si ripeta. Ma il diritto costituzionale mi insegna che il precedente ha un peso
molto molto forte nella produzione delle regole. Perché questa premessa? Perché il tema dell'intelligenza artificiale, l'ha detto molto bene la professoressa, è un tema che ha a che fare esattamente con questo, cioè ha a che fare con la libertà dell'individuo, con la sua dignità. Del resto la stessa pandemia fin da subito è stata affrontata con strumenti tecnologici, dalla biometria, i primi rilevazioni della temperatura che un po' artigianalmente le aziende mettevano in piedi, fino ovviamente agli strumenti come app di contact tracing e poi ancora Green Pass nelle sue varie dimensioni. E quell'esperienza è stata un'esperienza che poi ha condizionato tutta la nostra vita, ma anche in senso positivo, perché è stato un potentissimo fattore di accelerazione verso una transizione digitale. Penso al telelavoro, alla telemedicina, penso alle lezioni universitarie online, penso all'esplosione delle piattaforme di messaggistica e di comunità sociale, dove ormai noi viviamo, la nostra vita è lì, dove noi lavoriamo, viaggiamo, intessiamo relazioni, amiamo, perché le relazioni anche affettive e anche quelle sessuali passano ormai dalle piattaforme. Quindi tutto è cambiato in pochissimo tempo, niente sarà più come prima, e quindi è vero che l'intelligenza artificiale è una sfida enorme, perché non è un mezzo, è un mondo, come è stato detto, perché tocca tutto, tocca l'antropologia, tocca l'economia, tocca la politica, è un grande tema politico oggi, ed è forse poi il tema etico, io sono d'accordo, chiamiamolo come vogliamo, ma sicuramente c'è un problema fondamentale. Io infatti da costituzionalista preferisco parlare non di etica, ma preferisco parlare di diritto costituzionale, anche perché l'etica è qualcosa di molto molto evanescente, però sicuramente abbiamo bisogno di una cornice, chiamiamola come vogliamo, ma una cornice di natura costituzionale. Perché? Perché l'intelligenza artificiale ha a che fare con le nostre libertà e ha a che fare con il potere, da qui la domanda, ha a che fare con il potere. Mi leggo a quello che lei sta dicendo, torno subito da lei. Professore, il potere, noi parliamo di aziende, no? Ma questi sono poteri privati, lo diceva anche la professoressa prima, che in qualche modo impongono linee al potere pubblico, ai poteri pubblici, che spesso sono in difficoltà non solo nella compressione, ma anche nell'inseguimento del fenomeno. Vogliamo fare qualche considerazione su questo? Sì, devo dire, la mattina è veramente, veramente molto stimolante, ci sono tante cose di cui sarebbe opportuno, su cui sarebbe opportuno confrontarsi. Sì, il potere, la collega Tafani stamattina ce l'ha detto molto chiaramente, che c'è una questione di monopolio. I poteri pubblici, pensate al monopolio della forza. Noi non riteniamo, almeno qui in Europa, perché in altri contesti è un po' diverso, noi non riteniamo che l'uso della violenza e della forza possa essere rimesso al mercato. È una forma di esercizio del potere che è oggetto di un monopolio, è un monopolio in capo al potere pubblico, ce lo possiamo permettere, o comunque abbiamo trovato un equilibrio da questo punto di vista. Perché? Perché il potere pubblico è il potere più giuridicizzato che c'è, cioè è un potere sul quale in qualche modo negli ultimi secoli abbiamo messo sopra le mani e abbiamo costruito vari sistemi per tenerlo a bada. Peraltro a volte questi sistemi non hanno funzionato e quindi abbiamo dovuto correggerli, implementarli. Il Novecento, diciamo, è stato teatro dei fallimenti nel tentare di limitare e controllare quel terribile potere che è il potere pubblico. Qui invece siamo di fronte a poteri privati. Noi ad Asimmetria ce ne siamo già occupati in tempi non sospetti dei poteri privati, rispetto ai quali, per tutta una serie di ragioni, da una parte abbiamo lasciato briglia sciolta, aggiungerei
prevalentemente di là dall'Atlantico, hanno lasciato Briglia sciolta. È stata una scelta consapevole, è stata una scelta voluta, nel senso che a un certo punto si è ritenuto di guadagnare, continuare a guadagnare un vantaggio. Il complesso, quello che noi chiamavamo complesso militare industriale, oggi lo potremmo chiamare il complesso militare digitale industriale statunitense, ha ritenuto di continuare a guadagnare vantaggio nei confronti del resto del globo, consentendo a questi poteri di svilupparsi. E quindi oggi ci confrontiamo con dei grandi attori privati che esercitano un enorme potere di fatto. Ripeto, un potere di fatto, perché qui la difficoltà sta nella difficoltà di correre dietro a questi poteri per cercare di ricondurli a una qualche forma di responsabilità. Per le ragioni che stamattina la collega Tafani ha evidenziato molto bene, una volta che tu hai fatto dei monopoli con così grande potere, dopo diventa molto complicato ricondurli a ragione. Cioè, a ragione, ricondurli entro un quadro nel quale tu riesci a... Non è un caso se una delle gambe della democrazia sono le discipline antitrust. Mi pare che questa alternativa tra democrazia e monopoli, che ce la siamo un po' dimenticata, è una cosa della quale dovremmo tornare a discutere. Quanto potere di fatto possiamo lasciare nelle mani di soggetti che non rientrano all'interno di più o meno collaudati meccanismi di controllo pubblicistico senza perdere libertà? Ma mi pare che gli ultimi anni sono una plastica dimostrazione che forse siamo già andati molto in là. E che recuperare è molto difficile. Proviamo a dare su questo uno sguardo dall'Europa, perché è molto significativo. La concorrenza sarebbe la Grundnorm di questo, sarebbe la Grundnorm di questo apparecchio di cui ieri pomeriggio ci siamo lungamente intrattenuti. Dopodiché, quando abbiamo a che fare con questi soggetti, preferiamo piuttosto trovare il modo di collaborare con loro che aggredirli con quello strumento che avevamo ritenuto così importante da mettere in cima ai principi, alle regole di diritto, tant'è che ha sottomesso a sé, in maniera forse eccessiva, altri valori e altri principi, la concorrenza. Se voi prendete il Digital Service Act, distingue le imprese tra di loro per la dimensione. Uno dice, va bene, quindi alle più grosse gli farà più male. Io ci vedo che con le più grosse si cerca di trovare un sistema di convivenza e di collaborazione a vari fini, alcuni commendevoli, altri no, ma non c'è l'idea di smontarli, anzi li si assumono come grandi. E una volta che sono grandi, allora ci facciamo delle cose. Per cui mi pare che anche da questo punto di vista, mentre di là hanno una politica industriale che ci può piacerci oppure no, ma la subiamo, di qua non riusciamo nemmeno a essere fedeli alle regole, ai principi che ci saremmo dati. Sì. Professoressa, noi, insomma, è evidente, ne stiamo parlando, abbiamo un problema con la privacy e con la protezione dei dati. Mi dice a che punto siamo tecnicamente, perché noi in qualche modo abbiamo già dei poteri fondamentali in attesa di quella che sarà la regolamentazione europea, ma noi oggi come ci stiamo difendendo in qualche modo? Ah, innanzitutto partirei dalla fine. Allora, ChatGPT, che è stata una decisione che l'Italia ha assunto, una decisione ritengo coraggiosa, che riprenderei ancora, che ha scatenato un dibattito mondiale, questo è un fatto positivo. Vi posso assicurare che non è stato semplice assumere quella decisione, perché siamo stati molto soli. La prima settimana molto criticati.
Molto criticati, no? Molto soli, c'è stato molto grande criticati. Dibattito. La prima settimana, diciamo, i messaggi che ho ricevuto via mail personalmente andavano, diciamo, a sfumatura da la mia vita non ha più senso, voglio suicidarmi, a brutta, e parole irripetibili, rimetti immediatamente chat GPT, altrimenti ti vengo sotto casa e so dove abiti. Quindi noi abbiamo avuto, diciamo, da messaggi personali fino a, come voi sapete, critiche pesantissime da tutto il mondo, sono state fatte, diciamo, anche delle liste di nomi autorevolissimi che criticavano questa decisione. Poi, dopo qualche giorno, il clima è cominciato a cambiare, alcune autorità nel mondo hanno aperto investigazioni, il board europeo ha cercato di capire qual era questa decisione dell'autorità italiana, abbiamo avuto poi dichiarazioni dello stesso CEO di OpenAI che ha detto in effetti, diciamo, qualche problema lo può avere, e ora, diciamo, il clima, ed è nato questo grande dibattito sull'intelligenza artificiale, cosa che non c'era mai stato. E mi ha colpito, e credo che se non ci sarà una grande presa di coscienza collettiva, che il tema è enorme, che riguarda la nostra vita, i nostri diritti, le nostre libertà, non ne usciremo. E ancora sentiamo dire da persone anche colte: io non ho niente da nascondere, ma a me che cosa me ne importa se prendono i miei dati, cioè. Guardate, la frase "io non ho niente da nascondere" è inascoltabile, perché esattamente, perché è esattamente ciò che è avvenuto in tutti i regimi autoritari totalitari. L'uomo di vetro, l'uomo trasparente. Se sei un buon cittadino non hai niente da nascondere, e se hai qualcosa da nascondere non sei un buon cittadino. Questo avviene in regimi totalitari. Dunque è fisiologico e ovviamente è il succo di una democrazia. Tant'è vero che il concetto di privacy, protezione dei dati, nasce esattamente in Europa dopo le esperienze dei regimi totalitari e autoritari, cioè questa esigenza di mantenere una sfera riservata che non è soltanto la condotta fisica, dove vado, che incontro, ma è una libertà del pensiero, è una libertà dell'anima, è ciò che hai dentro, perché ovviamente oggi l'intelligenza artificiale ti entra dentro, la biometria ti ascolta quelle che sono le tue emozioni, i tuoi pensieri, cioè entra proprio in quella che è la coscienza dell'uomo, e questa è la grande cosa. Allora, dove siamo? Siamo nel senso che è un po' paradossale, ma in tutta questa discussione di queste settimane si parla di tutto, ma non si parla di privacy, non si parla di protezione dei dati. E in realtà forse l'unica autorità, ma non quelle italiane, le autorità di protezione dei dati sono le uniche che possono parlare, perché è da 20 anni che applicano delle regole, prima con i codici privacy o la direttiva e oggi con il regolamento europeo, la applicano. Ad oggi, se quella normativa europea non verrà approvata, come forse non verrà approvata, e se verrà approvata in Europa sarà approvata, ahimè, temo, al ribasso rispetto a quei temi dei diritti e delle libertà, ad oggi comunque c'è il regolamento europeo che dà un presidio, articolo 22, sui trattamenti automatizzati. Quindi noi, cioè le autorità, non noi come tutte le autorità, intervengono da moltissimo tempo su questo tema e su quella che è la nostra vita. C'è una giurisprudenza che credo che dovrebbe essere maggiormente divulgata, penso al lavoro di cui si parlava prima, i turni di lavoro dei riders che portano le pizze a casa. Tutto il loro rapporto di lavoro è vagliato sulla base di algoritmi di trattamenti automatizzati che misurano anche i secondi da quando viene ritirata la pizza e portata, se interrompono il servizio, se vanno in bagno. Questo è già, e su questo siamo intervenuti in maniera molto pesante con delle sanzioni. Già 20 anni fa
l'autorità privacy verificava, diciamo, quelle che sono le pubblicità comportamentali, dicendo che non si può utilizzare la biometria per vedere le reazioni delle persone di fronte ad una pubblicità, perché questo poi ovviamente portava a una pubblicità comportamentale senza consenso, senza nessun tipo di consapevolezza. E quindi da quello, cioè su tutti i temi, gli esami a distanza durante il Covid, no? Chiaramente i sistemi di sorveglianza, certo che uno studente non deve copiare durante l'esame, ma non puoi andare ultra vires, non puoi controllare tutto, non puoi controllargli le emozioni, no? Quante frazioni di secondo sta sullo schermo, allora tutta questa... oppure i certificati INPS per verificare la probabilità che uno faccia il furbo e che stia a casa. Tutto questo noi lo facciamo da moltissimi anni, però c'è bisogno di avere un sostegno, perché le autorità di privacy lo fanno, ma in questa discussione non si sta parlando di questo, sta parlando di tutto, ma non si sta parlando di costruire dei sistemi di intelligenza artificiale che abbiano al centro non la privacy come modulo da firmare, la privacy come tutela e garanzia dell'individuo. Professore, ci dica la sua su questo. Voglio sentire la sua, proprio su questo concetto qui, che mi sembra, come dire, un po' il cuore, insomma, dell'approccio che dobbiamo avere. Ma allora, tutela della riservatezza e sistemi di intelligenza artificiale. Ahimè, io ho maturato questa impressione, qualcosa di più di un'impressione. E le cose che stamattina nell'introduzione abbiamo sentito la confermano. Non c'è grande spazio per trovare una conciliazione effettiva tra il modo con il quale noi intendiamo la tutela dei dati personali e il modo con il quale questi sistemi ci sono spacciati, sono costruiti e ci sono spacciati. Direi che l'idea della narrazione a supporto di qualcosa che poi nella realtà non è come sembra, mi pare particolarmente azzeccata. Perché qualcuno, in realtà in letteratura, questo lo si, nella letteratura giuridica lo si sa da 10-15 anni, a proposito di hype, un tempo questo discorso si chiamava Big Data Analytics, ma adesso va di moda intelligenza artificiale, però più o meno le cose sono quelle. Noi tuteliamo i dati personali in modo preventivo, vogliamo sapere perché un'azienda li utilizza, come li raccoglie, a quali finalità, in maniera tale da verificare se il modo con il quale le raccoglie è coerente con una serie di principi, e già qui salta tutto, perché come abbiamo sentito il consenso è la cosa meno giuridicamente autentica degli ultimi 20 anni. Nessuno di noi ha mai prestato sostanzialmente un consenso libero informato in nessuna occasione, non vi è mai accaduto. È appunto entrare nel negozio per potersi portare a casa una sedia rinunciando ai propri diritti. E poi quindi, una volta dato il consenso, verificare quali sono le compatibilità rispetto alle nostre libertà, ai nostri diritti. Ma insomma, questi sistemi si vendono, sono accattivanti, risolvono i problemi in termini di semplificazione, di discriminazione by design e così via, esattamente perché consentono di fare semplificazioni, discriminazioni by design, eccetera, con applicazioni che finché non li mettiamo in campo e non li usiamo, non sappiamo quali sono, non siamo in grado di prevederlo. Anzi, si vendono bene esattamente perché forniscono all'imprenditore, a chi gestisce il lavoro, a chi gestisce le vendite, eccetera, delle informazioni che non aveva, gli semplifica la vita, gliela accelera, eccetera. Quindi è incompatibile con prevedere, sapere prima,
calcolare in termini non matematici ma giuridici se ci possiamo permettere di cedere o di bilanciare quell'interesse con i diritti. Io temo che non ci sia modo, e quello che stiamo facendo adesso è un bilanciamento che si basa sullo scontro tra poteri, nel senso che quelli sono poteri forti e quindi riescono ad imporsi con la forza e quindi ad affermare modelli di business e modelli operativi che sono fuori legge. E infatti cerchiamo di cambiare le leggi per cercare di creare un o mantenere un buco nel quale farli prosperare. È in corso una battaglia formidabile da questo punto di vista. Ovviamente, essendo una battaglia formidabile, è bene che non se ne parli, se ne parli il meno possibile o se ne parli in modo fuorviante. Peraltro, professoressa, vengo da lei perché adesso parliamo di come tutto questo impatta sul dibattito pubblico. Noi siamo qui, stiamo parlando, ci confrontiamo intorno a un tema che è centrale, professoressa. Ma come facciamo, come faremo? Forse tutti noi, insomma, abbiamo intorno persone più o meno inconsapevoli rispetto a questo passaggio. Come facciamo a rendere tutto questo, diciamo, a renderlo con una consapevolezza diffusa, insomma, a far capire alle persone, per non arrivare esattamente a quel che diceva la professoressa, e cioè, ma io non ho nulla da nascondere. Come si fa? Allora, tutto quello che non è eterno prima o poi finirà, quindi anche quest'idea che i monopoli non si possano più rompere. Siamo stati molto tempo senza monopoli e la legge statunitense, la legge antitrust, quando era applicata, sbriciolava monopoli tecnologici anche enormi e non succedeva nulla di drammatico, quindi si può fare, questo è il primo punto, si può fare. Bisogna smontare le narrazioni, perché poi i diritti non ci vengono concessi perché qualcuno argomenta che ce li abbiamo. I diritti, lo scriveva Benedetto Croce, sono oggetto, cioè sono l'effetto dei rapporti di forza e del consenso. Quindi se non sono rivendicati è chiaro che si ritorna in una sorta di stato di natura in cui il più forte si prende il diritto che riesce a prendersi. Smontarle una a una, a partire credo dal presunto conflitto tra diritti e innovazione. Non c'è nessun conflitto tra diritti e innovazione, il conflitto è tra diritti e, lo ha detto benissimo il mio collega, il conflitto è fra diritti e modello di business delle grandi aziende. Che cosa preferiamo? Il modello di business delle grandi aziende? Non credo, il punto è formularle le questioni. E forse, non lo so, forse col tempo alcuni fenomeni diventano così visibili che non si può fare a meno di constatarli. Di comprenderli, esatto. No, credo che... Non lo so, io lo dicevamo ieri sera a cena. Vedo sempre più persone, ad esempio, che si rendono conto che quello che vedono sullo smartphone deriva da quello che hanno detto in famiglia, senza scriverlo, cioè dalle cose che hanno pronunciato. Non lo so, da questo punto di vista il lavoro, in questo sono assolutamente d'accordo come sul resto, il lavoro è prima di tutto sulle narrazioni, perché persone non consapevoli dei loro diritti e che portano avanti, quella è l'idea, cioè che a portare avanti la campagna di marketing siamo anzitutto noi, dicendo non vorrai mica fermare l'innovazione, non vorrai mica staccare la spina, non vorrai mica rompere le macchine come un retrogrado laddista. Vabbè, se uno comincia senza mettere in discussione gli assunti che vengono da campagne di marketing, allora è chiaro, ha già ridotto la sua discussione, come è richiesto dalle aziende, entro la logica del fatto compiuto. Questo è il punto. Questo forse è l'unico vero contributo serio che può dare anche la filosofia morale. La filosofia morale, se uno la scomoda, non ragiona entro la logica la del fatto compiuto. No, mettiamola così. Ma proprio la logica del fatto compiuto, cioè la tecnologia sarebbe come dire, guarda, siamo in un regime di schiavitù, non vorrei mica togliere gli schiavi, perché io ho campi di cotone, quindi gli schiavi mi servono. Cioè, discutiamo su come vanno trattati gli schiavi. Ecco, non è questo il punto. E noi, non è bello dirlo, ma è così, cioè, siamo sudditi, perché quando c'è un potere così forte, noi non siamo cittadini, siamo sudditi. Quindi
C'è un Bagnai in sala. Professor Bagnai. C'è un Bagnai in sala. Allora, faccio l'economista. L'economista, dunque, torniamo ai meravigliosi anni 60, o forse erano a fine 50, silos Labini, oligopolio e progresso tecnico. L'obiezione che verrebbe fatta è che per produrre certi servizi che richiedono certe tecnologie, ma anche certi prodotti, bisogna ricorrere a economie di scala e quindi la concentrazione è una dinamica in qualche modo spontanea derivante dal progresso tecnologico che ci impedisce per esempio di avere una reale, pensiamo al servizio telefonico, no? Dove dicono che c'è concorrenza perché ci sono tanti operatori, ma anche banalmente ai treni, qua mi sa che c'è qualcuno che lavora in Trenitalia da queste parti, dove comunque c'è una rete su cui si possono confrontare, certo non quei 10.000 100.000 operatori che realizzerebbero asintoticamente il paradigma della concorrenza secondo un modello di equilibrio generale. E quindi l'obiezione è sì, sbricioliamo i monopoli, ma se li polverizziamo, verrebbe da dire, dobbiamo allora rinunciare a certi prodotti, a certi servizi. Io un'idea di come fare per rinunciare a certi prodotti, a certi servizi, senza affidarsi ai monopoli privati, Roberto, ce l'ho. Volevo mettere questa provocazione sul tavolo, io non posso dirlo però perché sono un politico, quindi se no poi dopo domani si alza allora, lo spread. Dire, professore. Vediamo se la risposta se la... è quella che si aspetta l'economista. Posso gelatizzare? Facciamo prima Elisabetta o ti rispondo? Vabbè, rispondi rispondo. E poi andiamo. Ma dunque, nei 30 gloriosi l'economia non era tutta in mano ai privati e le ferrovie infatti non erano in mano ai privati e la rete telefonica non era in mano ai privati, le reti di conduzione dell'acqua non erano in mano ai privati. Cioè la risposta è facile, non solo, ma l'abbiamo già fatta, c'è scritta in Costituzione, quella Costituzione che è stata tacitamente abrogata, come qui ci siamo detti varie volte, le soluzioni ci sono. Io provavo a suggerire prima che anzi quelle soluzioni hanno alcuni vantaggi perché inseriscono in un circuito di controllo, di responsabilizzazione e di indirizzo che è diverso da quello che possiamo bene o male articolare nei confronti di soggetti privati più o meno potenti, no, nei confronti di una bella partecipata dello Stato possiamo solo controllarla dall'esterno, la possiamo indirizzare, la possiamo chiamare a rispondere in Parlamento, si possono fare tante cose, quindi in effetti non ci sono solo monopoli che si possono sbriciolare, ma ci sono anche monopoli che si possono assumere alla responsabilità del potere pubblico. Prego, vengo da lei. Da me? Sì. Ecco, no, la mia domanda è molto terra terra, però così dipende un po' da quello che sto facendo e che sto cercando di capire. I bambini, i più piccoli. Mi pare che qui la situazione stia sfuggendo di mano anche nelle scuole perché sono cresciuti in una specie di panopticon, abituati, anzi condizionati ad assumere comportamenti conformi e disciplinati perché sanno di essere sorvegliati continuamente. Banalmente il registro elettronico che non credo abbia completato la procedura così di approvazione formale richiesta perché manca, credo, il piano di dematerializzazione delle procedure amministrative che doveva essere adottato previo parere del garante. Non so se vado errata su questo. Fatto sta che comunque questo registro elettronico che imperversa, adesso a parte tutti gli aspetti diseducativi che comporta,
però effettivamente diciamo consente un controllo continuo e costante, a parte una presa dei dati dei nostri bambini, dei nostri figli, ma anche il fatto, non lo so, che un genitore, i cosiddetti genitori elicottero come li chiamano, possa, e ne ho esperienza diretta, controllare in tempo reale continuamente tutto ciò che avviene a scuola, i voti che vengono presi. I ragazzi sono spaventati, tante volte chiedono al professore: per piacere non me lo metta subito il voto, aspetti un attimo che vado a casa io a dirlo alla mia mamma o al mio papà. Quindi cioè, voglio dire, stiamo creando una generazione di ragazzini che sono abituati a questo, e questi chi li salva? Prego. Allora, no, la domanda è interessantissima perché ovviamente apre a scenari molteplici. Innanzitutto però chiariamoci, nel senso che quando le autorità dicono che ad esempio negli asili, nelle scuole primarie e per altri versi nelle case di cura per anziani, le videocamere 24 ore al giorno non ci possono stare, anche perché sarebbe un controllo, una sorveglianza sui lavoratori che lavorano lì dentro, che è vietato sui lavoratori, ci sono critiche perché magari può capita purtroppo che ci siano delle situazioni di, ad esempio, violenza nei confronti dei vulnerabili, cioè di ragazzi, di persone che non si possono difendere così come gli anziani. Allora, anche qui bisogna sempre trovare il punto di equilibrio e non è chiaro, perché poi a un certo momento l'esigenza di sicurezza, che è una, ovviamente è un cavallo di battaglia di tanta parte della politica, la sicurezza dei nostri figli, la sicurezza dei nostri anziani, la sicurezza delle nostre strade, chiariamoci. Che tipo di società vogliamo, che tipo stiamo costruendo, perché è ovvio che è più semplice governare con 600 milioni di videocamere come c'è in Cina. 600 milioni di videocamere, quindi una circa ogni due abitanti, che ti sorvegliano e verificano non se tu dai un pugno a qualcheduno, ma ti controllano se tu c'hai un neo tra il collo e la scapola. Quindi è più semplice governare così, così come è più semplice gestire la minore età, l'infanzia, lo sviluppo con delle videocamere addirittura controllate e che vanno direttamente sullo smartphone del genitore. Poi c'è un altro grande tema, che è i modelli culturali. E questa è un'operazione enorme che noi dobbiamo fare. Noi stiamo continuando a sdoganare modelli culturali, penso agli influencer, e non faccio nomi, ma ci sono degli influencer nel nostro paese che hanno una visibilità pubblica e che sono dei testimonial anche dello Stato in momenti fondamentali della vita di un paese, che rappresentano un modello sbagliato, perché è un modello perché è un modello dove tu testimoni dalla 24 ore al giorno la tua vita, e non soltanto la tua vita, perché sei adulto e maggiorenne, ma la vita di minori, cioè la vita di persone che dovrebbero essere protette. E qui ce lo diciamo che è una cosa inaccettabile che i genitori comincino a postare le foto addirittura del cordone ombelicale in sala parto, e diciamo da lì tutta la vita, il primo bagnetto del bambino, il primo giorno di scuola, eccetera eccetera. E ci sono già casi di figli che, raggiunta maggiore età, portano in tribunale i genitori per dire: io ho diritto alla mia privacy. E ci sono in rete migliaia di foto, di video che condizioneranno la vita di quel bambino per tutta la sua esistenza, perché tutto ciò che è in rete non sarà mai eliminato, non esiste l'oblio in rete, ce lo dobbiamo dire questo. Quindi c'è un modello culturale che ci porterebbe anche lontano sotto questo profilo. Il diritto all'oblio non esiste.
le autorità ci provano a deindicizzare, a ordinare la cancellazione, naturalmente poi con il punto di equilibrio fondamentale con l'informazione, certo, col diritto di cronaca, è di cronaca, comunque certo, è anche quello, diciamo, un'essenza della democrazia. È un complicato, diciamo, sistema di relazioni, insomma, ecco, anche questo. Professore, abbiamo già finito il tempo, però ci rubiamo 5 minuti. Antropomorfizzazione. Allora, chiudiamo da dove siamo partiti. Abbiamo fatto un po' di considerazioni prima di salire sul palco. Ce le dice, insomma, ce le racconta. Ma sì, una cosa che mi ha colpito molto della relazione della collega Tafani è il fatto che nella narrazione un meccanismo utilizzato è quello di antropomorfizzare la macchina. C'è poca gente che ha fatto il classico nel XX secolo da queste parti, comunque. Mi è venuto in mente un parallelo, perché ieri Munchau ci ha parlato di quanto pesino i giuristi in Germania, e uno dei grandi prodotti della cultura giuridica tedesca ottocentesca è il fatto di costruire lo Stato come una persona, una cosa che ha avuto un'enorme influenza anche da noi, ma in generale sulla cultura europea. E la persona giuridica dello Stato, della persona pubblica, appunto la sua rappresentazione come un soggetto che vuole, che agisce, che fa in modo unitario, è servita a tante cose, è servita a nascondere il conflitto, è servita a nascondere la responsabilità, è servita a nascondere le forme, i modi con cui quella macchina si determinava. E mi pare che, come dire, quella metafora ottiene i medesimi risultati se applicata a quei complessi sistemi di potere, di relazioni, di scelte che vengono compiute dietro il paravento. Ma voi immaginate semplicemente quello che è successo la settimana scorsa, che poi è esatto con ChatGPT, che ha licenziato e poi è stato costretto a riprendere OpenAI, che è stato costretto a riprendere il CEO di cui parlava prima la collega Cerrina Feroni Altman. La vicenda è la stessa. Si è trattato di un'ennesima dimostrazione che per ora il monopolio vince. In un modo o nell'altro Microsoft voleva chiarire che quella macchinetta era la sua, il controllo era il suo, in un modo o nell'altro, ma comunque il risultato è quello. Ecco, tutte queste cose avvengono dietro, avvengono senza che noi le possiamo osservare. Quello che ci viene fatto vedere è una simpatica rappresentazione che serve a distrarci e a deviare la nostra attenzione. L'antropomorfizzazione è appunto anche in questo caso un meccanismo che serve a nascondere, a impedirci di leggere quelle che sono le dinamiche effettive, le dinamiche reali. Sarà complicato, sarà dura. Intanto ne parliamo, che non è male. Ecco. Professoressa, ci rassicura forse rendere un po' più umana anche esteticamente l'intelligenza artificiale? Ci dà anche un alibi in qualche modo? Ci inganna. Prego. Ci inganna, ChatGPT è programmata lì, davvero c'è una scelta di design per essere gentile, per dire esatto. Io, perché dice io? Non c'è nessun io lì, non è questo il punto. Leggevo tempo fa un breve trattato che diceva inganna i nostri sensi in qualche modo, no? No, allora c'è una questione seria. La questione seria è che effettivamente ora che siamo in grado di riprodurre statisticamente il linguaggio, perché è il linguaggio quello, non c'è nessuno che pensa, nessuno che ragiona, ma è il linguaggio, perché c'è un aspetto, ma lo sapeva già Italo Calvino, lo sapeva Roald Dahl, che c'è un aspetto combinatorio nella lingua. Calvino diceva, di fatto il mio lavoro è mettere le parole una dietro un'altra, ovviamente sminuiva la propria attività, però diceva anche quelli che credo, i moti del cuore, la rabbia, l'ira, l'affetto, sono anche strutture sintattiche, quindi questo abbiamo riprodotto. No, volevo fare solo una considerazione sul modello cinese, ricordare solo un fatto, che
La Cina è stata accusata di avere un modello di un sistema di credito sociale, ha un sistema non statale ma in molte città un sistema di credito sociale, quindi a partire dai dati, con un collasso totale delle sfere di giustizia, perché a quel punto quello che faccio nella sfera privata viene pesato nella sfera pubblica, quello che faccio nella sfera religiosa lo stesso viene magari pesato nella sfera giudiziaria. La Cina ha risposto agli Stati Uniti: sì, è vero, mi accusi di avere un sistema di credito sociale, ce l'avete anche voi, solo che voi lo avete dato a soggetti privati e non sapete cosa fanno e non li controllate. Io lo gestisco. Che non è un'obiezione da poco. Certo. Che dice professoressa? Sì, quello è un modello che misura assolutamente tutto e ha delle conseguenze diversamente dal nostro, cioè dal nostro scoring, che peraltro le autorità di protezione dati nel 2006 hanno detto non si può fare, le banche dati reputazionali non si possono fare, e con tutti i limiti della futura regolazione sulle AI Act, quello è fa parte dei trattamenti vietati, non si può fare scoring sociale con a livello europeo, e quindi questo sarebbe comunque già un fatto importante. Il modello cinese però è un modello terribile, perché butti una carta per terra meno un punto, scrivi un post che il regime, il partito considera non allineato meno 4 punti, navighi su una piattaforma che è vietata, perché lì è tutto vietato, meno 6 punti e così via, le conseguenze sono molto serie, perché già oggi milioni di cinesi non possono prendere un volo domestico, non possono affittare una casa in un certo quartiere, non possono mandare i figli in determinate scuole, non accedi ai finanziamenti, non puoi partecipare a un appalto. Insomma, allora lì ci sono delle conseguenze devastanti sulla vita per chi non si allinea, perché non è un controllo solo sull'essere un buon cittadino, cioè un cittadino che rispetta le leggi, che è ossequioso del sistema, ma lì si vuole qualcosa di più, non soltanto un buon cittadino, ma si vuole un cittadino fedele, e quindi si entra anche proprio nella conformazione, è una forma di pedagogia, di educazione. Immagino portare 60 bene, visto che ho scoperto che siamo in un regime totalitario, guardo il bicchiere mezzo pieno, levatevi di torno che c'è il prossimo panel. Grazie a tutti.